Terza giornata del Vino Italy che si apre con un importante convegno organizzato dall'assessorato regionale all'agricoltura, assessore Emanuele Imprudente. Oggi si parla proprio di modello Abruzzo. Sì, oggi si parla più che altro dell'Abruzzo sostenibile, l'idea che è venuta in mente lavorando e in sinergia con la Camera di Commercio Gran Sasso e con la di Commercio Chieti Pescara è quello di creare un'opportunità complessiva di costruire un progetto sull'Abruzzo sostenibile, Abruzzo Green Deal. È un progetto che vede il coinvolgimento di grosse partnership proprio per studiare, elaborare quella che può essere una delle caratteristiche forti del nostro Abruzzo, anche con un marchio specifico che poi potremmo veicolare proprio caratterizzandoci, perché le nostre aziende hanno già ad oggi uno standard di sostenibilità molto importante. E ieri sono stati festeggiati 50 anni del Trebbiano d'Abruzzo DOC con un convegno organizzato dal Consorzio di Tutela dei Vini d'Abruzzo. Giorgio D'Orazio, al termine di una degustazione storica. Una storica verticale per fare gli auguri a questa denominazione importantissima italiana, quella del Trebbiano d'Abruzzo DOC, istituita nel 1972 e che oggi ha stupito tanti giornalisti italiani ed esteri con annate che andavano dal 1973 al 2019. Produttori straordinari, molto blasonati, storici ma anche produttori nuovi che hanno raccontato con i propri vini e con questa diversità di 8 annate territori differenti e espressioni differenti della DOC Principe a Bacca Bianca, chiaramente dell'Abruzzo. C'erano dei vini, come lei ha già detto, veramente di grande fama? Beh, c'era uno strepitoso Valentini del 73, c'era un Emidio Pepe del 1995, c'era un Barone Cornacchia del 1980, questi tre sono i vini più datati e che ci hanno dato delle soddisfazioni. Walter Speller, 50 anni del Trebbiano d'Abruzzo, quali le potenzialità di questo vino? Ma io ho sempre creduto molto di Trebbiano perché nel mio mercato, Inghilterra, abbiamo visto veramente da tanto tempo i grandi vini di Valentini, di Emidio Pepe, quindi la realizzazione è là, che la qualità c'è, solo che sul livello di diciamo prezzi bassi non si può aspettare tanto. Purtroppo questa è stata l'immagine di Trebbiano, ma sta anche cambiando questo. Stranamente al vaso di Pecorino d'Abruzzo che diventa un grande successo, ma tira con sé anche Trebbiano. Come è visto oggi il Trebbiano? Io vedo il Trebbiano come un vino che ha una trasparenza enorme, che fa vedere molto chiaro in bicchiere dove viene, di origine, fa vedere molto chiaro la mineralità. Per me è un quadro che fa vedere dove è venuto. E ieri, accompagnata dal governatore Marco Marsiglio, la presidente dei Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha visitato il padiglione Abruzzo. Una domanda sui nostri vini, grande Montepulciano. Ma guardi, io conosco il vostro grande Montepulciano e conosco anche i vini meno famosi della regione Abruzzo, perché a parte che siamo ovviamente insomma dei grandi sostenitori del comparto, siamo grandi sostenitori dell'eccellenza, della tradizione, dell'identità, che è quello che non ci si può copiare. Noi dobbiamo capire che in questo tempo non competiamo sulla quantità del prodotto, sulla sua, diciamo, sul suo deprezzamento, noi competiamo sull'eccellenza. Ma chiaramente il comparto vitivinicolo, come tutto l'agroalimentare, come voglio dire il lusso, come l'abbigliamento, come il design, sono quei settori sui quali secondo me l'Italia deve investire qualcosa di più. Non c'è niente nel PNRR su questo. Per esempio, noi proponemmo di dedicare un capitolo alla riconversione delle produzioni mature verso il marchio, perché tutti vogliono comprare qualcosa di italiano. Non è stato accolto, ma noi abbiamo molto chiare quale debba essere lo sviluppo strategico italiano. Domani ultima giornata del Vino Italy e nel telegiornale di domani cercheremo di fare un primo bilancio di quella che è stata un'edizione molto particolare del Vino Italy, dove l'Abruzzo si è presentato con il modello Abruzzo.